L'arresto di questa notte a Torre del Greco ha colpito l'intera struttura criminale che opera in quel territorio. Le indagini iniziate dopo l'omicidio del capoclan Gaetano Di Gioia il 31 maggio 2009 hanno dato i primi risultati nel 2011 e quest'anno con la cattura di alcuni capi e gregari del clan Di Gioia Falanga e del clan Amato Pagano. Nelle prime ore di questa mattina sono state arrestate 48 persone accusate di associazione a delinquere, omicidio volontario, traffico e spaccio di stupefacenti, estorsione e riciclaggio. Ai clan sono stati sequestrati beni per oltre 30 milioni di euro. I capoclan che sulla zona sono tutti sostanzialmente già tratti in arresto, tutti detenuti e tutti sottoposti anche al regime detentivo speciale, il 41 bis, continuano dall'interno del carcere a svolgere la loro funzione di comando. Questa è una cosa che preoccupa e che sicuramente è oggetto di indagine e continuerà ad essere nell'immediato futuro, per quanto riguarda la DDA, oggetto di verifiche. E poi c'è il problema che all'esterno queste persone riescono ad essere sostituite da una presenza femminile che è sempre più preoccupante, preparata, attiva, capace di svolgere appieno i compiti che prima aspettavano gli uomini che sono stati ristretti in carcere. Il traffico di droga arrivava dalla Spagna attraverso i collegamenti che questi gruppi operanti sul Torre del Greco avevano con un clan dei marsigliesi, con delle persone collegate al clan dei marsigliesi della Francia. Erano ingenti quantitativi e si erano creati anche dei collegamenti con altri importanti clan della zona, come quelli di Secondigliano, che avevano in qualche modo collegamenti con i clan locali e che rifornivano della grossa quantità di sostanze stupefacenti che su quel territorio viene costantemente e quotidianamente spacciata. Credo che da una valutazione complessiva ancora superficiale o comunque generale siamo intorno ai 30 milioni di euro.